Buongiorno cari amici, ritorna Gianluca Marletta e ritorna per parlare ancora una volta di UFO, ma questa volta vi proponiamo l'ipotesi su che cosa sono gli UFO, da dove vengono e da quali mondi, da quali dimensioni provengano, in quella che è, secondo me, l'ipotesi più sconvolgente. Non vi dico altro, vi invito semplicemente ad ascoltarci e a tra pochissimo con Gianluca Marletta. Ciao! Buongiorno amici, buongiorno, ben ritornato, ben ritrovato a Gianluca Marletta. Ciao Gianluca. Buonasera, buonasera a tutti. Anzi, buongiorno, perché insomma buongiorno, siamo è mezzo del pomeriggio, se vogliamo utilizzare la dizione anglosassone, però già è sera. Sì, allora oggi torniamo a parlare di UFO, quindi torniamo un po' a quel libro Extraterrestri che è stato un po' l'inizio di questa serie di conversazioni. Libro scritto da Gianluca Marletta con Enzo Pennetta, e parliamo in particolar modo dell'ipotesi che io definisco la più inquietante, la più sconvolgente di questo fenomeno, che è un fenomeno indubbiamente reale, nel senso che ha creato una mitologia, ha creato tutta una serie di studi, anche piuttosto seri, alcuni dei quali c'è anche molta spazzatura, però ci sono anche stati dei ricercatori che hanno cercato, perfino Jung si è occupato di UFO dal punto di vista socio-psicologico. Ecco, noi se vogliamo inquadrare questo fenomeno, diciamo che per spiegarlo si possono fare tre ipotesi. La prima è che siano delle creature che provengono con delle macchine altamente tecnologiche da altri pianeti, da altri sistemi stellari, che compiano questo viaggio probabilmente utilizzando delle scorciatoie che noi non conosciamo ancora, ma che loro, dall'alto della loro tecnologia super avanzata, conoscono. Però ci sono alcune problematiche, cioè perché questi esseri non si sono mai palesati chiaramente, si nascondono, non lasciano mai, non so, una cacchina, dico, si può dire, mai una volta che sia stato trovato un pezzo, un parafango di un UFO, mai, mai, assolutamente mai. E quindi questa è l'ipotesi, comunque, che sia un fenomeno concreto, esseri extraterrestri, alieni, eccetera. Poi c'è un'ipotesi che è quella socio-psicologica, che siano delle manifestazioni della mente, e qui abbiamo Jung che scrisse su cose che si vedono in cielo. Abbiamo l'ipotesi temporale, cioè che siano dei viaggiatori del tempo, magari dei terrestri, quindi siamo noi che dal futuro torniamo indietro nel tempo c'è qualcuno che dice tornano indietro per avvertirci, insomma, di catastrofi imminenti, eccetera. C'è un'altra ipotesi che si può fare sempre a margine di quella socio-psicologica, giusto per chiudere quel discorso, e cioè quello che questo fenomeno di suggestione collettiva sia stato abilmente seminato con quella che si definisce un'operazione psicologica. Perché ci sono alcuni casi, come un caso famoso che è il caso Amicizia, che avvenne in Italia e che continuò per un lungo periodo di tempo, dal 56 fino al 79, un caso più famoso di contattismo accaduto in Italia, che ha degli aspetti, per chi volesse così andarsi a leggere, ci sono anche dei video su YouTube che raccontano questa storia, ha degli aspetti abbastanza curiosi che fanno pensare a una grande operazione, insomma, psicologica, molto molto inserita nel clima geopolitico della Guerra Fredda. I fenomeni complessi non hanno mai un'unica spiegazione. Esattamente. Quindi non escludiamo che ci sia stato anche un interesse a sfruttare questa nuova mitologia
per degli scopi di appunto di testare come avrebbe reagito la popolazione a una inseminazione di propaganda. E chiudo questa parentesi. Io la riaprirei per un istante questa parentesi, perché è piuttosto evidente che l'ipotesi extraterrestre, per esempio, sia stata largamente caldeggiata da un certo tipo di cultura di massa e sia stata anche in qualche modo presentata, questo ne avevamo anche parlato in qualche video precedente, no? Quando avevamo parlato della paleoastronautica, sia stata presentata anche in una chiave pseudo-religiosa estremamente accattivante. Di qui l'idea che gli extraterrestri sono i nostri creatori, ci hanno creato loro, una sorta di sostituzione delle religioni tradizionali con questa sorta di parareligione moderna, ipermoderna, che obiettivamente in qualche caso sembra essere stato fatto con uno scopo ben preciso. Faccio presente che, ecco, ad esempio, ci sono alcune produzioni cinematografiche, parlando proprio di Steven Spielberg, Incontri ravvicinati del terzo tipo, è una produzione cinematografica in cui con estrema evidenza si mette quasi un parallelismo, si crea un parallelismo costante tra i principali eventi della rivelazione biblica, la montagna, l'eletto, il chiamato, la voce che viene dal cielo e l'ufologia. Quindi in qualche modo per chi ha una sorta di occhio clinico è facile riconoscere che lì i simbolismi, per esempio biblici, sono stati completamente trasformati per in qualche modo sponsorizzare questa nuova mitologia di massa. Le ragioni potrebbero essere le più svariate, Ripeto, da un certo punto di vista, a livello di cultura occidentale, l'attacco nei confronti delle religioni tradizionali è stato molto incisivo nei decenni passati ed è passato anche attraverso questo tipo di mitologie, non solo da queste, ma anche da queste. Ricordiamoci il famoso bambino che incontra l'extraterrestre, non è tanto la storiellina, ma basta vedere la locandina del film dove il dito dell'extraterrestre e il dito del bambino si incontrano, per rimandare con molta evidenza all'immagine di Dio e di Adamo della Cappella Sistina. Cioè questi sono, come dire, simboli, sono dei loghi che rimangono impressi nella coscienza collettiva. E chi sa lavorare sulla coscienza collettiva, queste cose le sa benissimo e le sa utilizzare anche molto bene. Quindi non escludo affatto che ci sia stato, anche se vogliamo, uno scientifico tentativo di instillare nella coscienza di massa il mito dell'alieno, soprattutto, ripeto, in chiave parareligiosa o pseudo-religiosa. Quindi sostituire il trascendente con l'immagine di un salvatore alieno che magari giungerà un giorno dallo spazio a salvarci, che poi è tipico per esempio di un certo tipo di contattismo, e ci vengono a salvare, ci vengono ad avvertire che ci distruggeremo, eccetera, eccetera, che, ripeto, a livello di cultura ufficiale non viene naturalmente, cultura ufficiale universitaria è chiaro, no? Non viene chiaramente accettato, ma a livello di cultura popolare invece, e quello è molto importante, ed è un settore molto importante, è largamente diffuso. Certo. A margine su E.T., che ho rivisto proprio recentemente, il bambino protagonista del film è un bambino che ha un grandissimo vuoto nella sua vita perché gli manca il padre. Esattamente. Questa famiglia dove il padre è fuggito, se n'è andato, è cattivo, li ha lasciati, eccetera, e lui trova questo padre sostitutivo, questa figura di riferimento al quale però si lega con un legame telepatico. Quindi anche qui, se vogliamo, ti pregherò tra pochissimo di spiegare quali sono gli indizi che ci possono fare collegare il fenomeno UFO con quello dei fenomeni paranormali e dei fenomeni anche di possessione, che sono quelli che in fondo ci interessano. Ecco, questa cosa ci permette di poter leggere questi film di fantascienza anche da questo altro punto di vista. Ho visto un altro film recentemente che si chiama L'angelo del male, se non mi sbaglio, che è un film estremamente inquietante perché c'è questa coppia che trova un bambino tra le macerie di un UFO, di una navicella spaziale, e questo bambino crescendo sviluppa dei superpoteri,
ma alla fine sembra quasi identificarsi nell'Anticristo. È un film molto interessante perché non è affatto banale, proprio perché mescola tutti questi filoni in un unico che alla fine dà un risultato molto, molto inquietante. Dico soltanto una cosa, hai citato la montagna sacra di Incontri ravvicinati del terzo tipo, che però è una montagna reale che si chiama The Devil's Tower, The la Devil's torre del Peak. diavolo. Quindi è un famosissimo monumento naturale americano che si trova nel Wyoming e si chiama la torre del Esattamente, diavolo. Quindi. esattamente. E anche lì, se vogliamo, ci sono dei messaggi subliminali per chi li vuole intendere. E poi c'è l'ipotesi parafisica, ovvero lascio la parola a Gianluca che ci spiega che cos'è questa ipotesi parafisica di cui parliamo questa sera. Molto bene, ti ringrazio della premessa e vorrei fare una piccola premessa anch'io, perché quando si parla di UFO, anche per centrare l'argomento di cui stiamo trattando, UFO è una sigla, quindi UFO può significare tantissime cose. Se uno dice il fenomeno UFO esiste, chiaramente il fenomeno UFO esiste perché UFO significa oggetti volanti non identificati. Quindi premettiamo questo. Un fenomeno UFO quindi evidentemente esiste, o meglio ancora, dietro la sigla UFO possono nascondersi numerosi fenomeni di vario tipo. Di vario tipo. Aggiungerei per esempio un'ipotesi che è quella che sicuramente forse è anche la più probabile riguardo soprattutto ad alcuni casi ufologici, e mi riferisco in particolar modo a quelli del secondo dopoguerra, dove è estremamente probabile questo sul libro, sia quello con Enzo Pennetta, sia questo qui che poi ho scritto un paio di anni fa, l'abbiamo ricostruito, dove è estremamente probabile che abbiamo a che fare anche con modelli assolutamente terrestri di macchine e in qualche modo di modelli aerei, se non addirittura prespaziali, che venivano largamente provati, utilizzati, soprattutto nei deserti americani, ma anche da altre parti. Quindi, molto probabilmente proprio a un modello di questo tipo sperimentale che risale, il famoso episodio di Roswell, faccio un esempio. Che poi è entrato nella mitologia ufologica, ma sono usciti fuori documenti su documenti che comprovano che perlomeno in quel periodo e in quella zona degli Stati Uniti, che peraltro è ad altissima concentrazione di basi militari, venivano molto spesso, diciamo, sperimentati, modelli aerei, se non addirittura aerospaziali, in qualche modo, primi tentativi di, uscire fuori dall'atmosfera. Che riprendevano tecnologie tedesche con le quali molto spesso si sperimentava anche su scimmie antropomorfe, ma qualcuno dice anche addirittura su prigionieri di guerra. Sono usciti fuori documenti nei decenni passati in cui sembrerebbe che una sconvolgente verità sia quella che nel deserto del Nevada venivano utilizzati prigionieri di guerra giapponesi e forse anche tedeschi. Del resto, Chiudendo. scusa, con l'operazione Paperclip che portò molti scienziati tedeschi, Esattamente. nazisti negli Stati Uniti, sappiamo che c'è una corposa documentazione sugli esperimenti fatti sulla depressurizzazione proprio nei lager sugli prigionieri russi. Quindi sono cose comprovate dal processo di Norimberga, quindi non è che. Ma anche forse il primo, diciamo, l'avvistamento che lanciò in qualche modo anche il termine dischi volanti, flying saucers, che fu il famoso avvistamento di Kenneth Arnold nel nord degli Stati Uniti, nel 1947, è molto probabilmente riconducibile a modelli di questo tipo qui, che adesso, Sì, vi mostro. Che sì. in realtà erano quasi sicuramente modelli sperimentali americani costruiti su tecnologie tedesche, insomma, prede di guerra, il famoso aereo Tuttala, da cui poi derivano anche gli aerei stealth, i famosi aerei invisibili. Ecco, quindi premettiamo anche questa possibilità, cioè sicuramente alcune manifestazioni di cosiddetti UFO, cioè quindi di oggetti volanti non identificati,
potrebbero invece realmente essere identificabili con apparecchiature del tutto terrestri, del tutto materiali, la cui tecnologia magari sfugge alla maggior parte delle persone. Insomma. Quindi, che oggi forse non ci colpirebbero neanche più di tanto, appunto gli aerei tutt'ala, ma che nel 1947 erano obiettivamente qualcosa di sorprendente. E chissà oggi invece che tipo di modelli e che tipo di tecnologie si sperimentano, perché sono passati 80 anni. Il discorso dell'ipotesi invece parafisica è particolare. Perché? Faccio una premessa. Il mito degli UFO extraterrestri nasce proprio nel dopoguerra e nasce a partire sia da questo tipo di avvistamenti di cui abbiamo parlato, sia anche da un certo tipo di grande pubblicità che poi è stata fatta a certi fenomeni, sia sull'onda anche in qualche modo emozionale della Guerra Fredda. Per cui per anni e anni si è guardato ai cieli con una certa comprensibile apprensione, perché dai cieli poteva venire qualcosa di veramente catastrofico. Nasce questo tipo di mitologia negli anni 40-50 e si afferma in realtà stabilmente solo negli anni 50, questa ipotesi extraterrestre, ovvero, riducendola in poche parole, esseri provenienti, esseri materiali. Esseri fisici come noi, benché magari di biologia e di forma completamente diversa dalla nostra, ci stanno visitando a partire da straordinari mezzi aerospaziali e quindi quello che noi vediamo in cielo spesso e volentieri e che non riusciamo a identificare, in realtà potrebbe essere identificabile appunto come un mezzo extraterrestre. Ora, questa è, diciamo, in qualche modo l'opinione dominante all'interno di un certo tipo di ufologia, perché poi l'ufologia è questa sorta di dottrina o paradottrina che è nata sempre, ripeto, a partire dagli anni 50. Per cercare di dare una spiegazione a questi fenomeni. Fenomeni che in realtà però a un certo punto cominciano ad avere una complessità enorme, perché all'interno dell'ufologia rientrano non solo gli avvistamenti di eventuali veicoli non identificati in cielo, ma anche tutta un'altra serie di diciamo, realtà parallele, vicine o tangenti all'ufologia stessa, che sono ad esempio il fenomeno dei contattisti. I primi contattisti sono degli anni 40-50, il famoso George Adamski, un polacco americano, che per primo afferma di essere contattato da extraterrestri provenienti dal pianeta Venere. All'epoca ancora non si sapeva naturalmente che Venere aveva un'atmosfera a dir poco micidiale. Lui parla di questi extraterrestri provenienti da Venere come entità di fatto assolutamente umanoidi e identiche a noi terrestri, se non per la bellezza straordinaria. E se no che venusiani Esattamente, per venusiani stare. sarebbero. E, Marziani sono. parallelamente, però, a questo fenomeno del contattismo si inserisce anche il fenomeno dei cosiddetti incontri ravvicinati del terzo tipo e anche del quarto tipo, ovvero incontri con esseri umanoidi, che in qualche modo sarebbero le presenze che in qualche modo sottintenderebbero il fenomeno UFO e addirittura poi i famosi fenomeni dei rapimenti, quelli che poi in inglese sono detti abductions, dove persone di vario tipo cominciano ad affermare di essere rapite da queste entità, tra virgolette, extraterrestri, sottoposte addirittura ad esperimenti, descrivono normalmente esperienze terrificanti e spaventose, con tutto un corollario, peraltro, di fenomeni che assomigliano estremamente, questo poi lo vedremo, a fenomeni di tipo paranormale. Ecco, naturalmente, noi sappiamo bene che i fenomeni paranormali non sono accettati dalla cosiddetta scienza ufficiale, ma la scienza ufficiale è appunto, una riduzione della scienza, non è la scienza in quanto tale. In realtà, voglio dire, i fenomeni paranormali sono studiati, conosciuti e certificati da millenni, da sempre e in tutte le culture. Il termine paranormale è un termine moderno, perché poi significa tutto e il contrario di tutto, cioè mettiamo in questo calderone del paranormale qualunque cosa, senza nessun tipo di discernimento. Però, voglio dire, molte di queste fenomenologie assomigliano effettivamente in maniera, come giustamente hai anche detto tu, inquietante ai fenomeni paranormali. Allora, in realtà la cosiddetta ipotesi parafisica, che cos'è? L'ipotesi parafisica nasce in realtà a fine degli anni 50 e inizio anni 60, a partire da alcuni studiosi di UFO. Studiosi come John Keel, americano, o Jacques Vallée, francese, poi anche trasferito negli Stati Uniti, che a un certo punto si cominciano a fare delle domande. John Keel è un giornalista.
ad esempio, è stato giornalista anche di guerra, quindi una persona sotto certi aspetti anche attendibile, un reale ricercatore della verità, un grande appassionato di fenomeni UFO che comincia a indagare sui fenomeni UFO. E attenzione, quando lui comincia a indagare i fenomeni UFO, è fortemente condizionato dal mito ufologico, quello più fantascientifico, cioè lui è in qualche maniera profondamente convinto che gli UFO siano una dimostrazione che la Terra viene visitata costantemente, perché di fatto sarebbe costantemente, da esseri provenienti da altri pianeti. Quindi che gli UFO siano la prova della famosa esistenza della vita extraterrestre. Lui parte da questo tipo di presupposto e di convinzione. Comincia a fare anni e anni di ricerche, ma soprattutto lui fa ricerche sul campo. Cioè, che cosa fa? Va a prendere giornali, riviste anche locali, risalenti addirittura all'inizio del XX secolo, se non addirittura alla fine del XIX. E comincia a ricostruire una sorta di cronologia dei fenomeni UFO e della tipologia dei fenomeni UFO. Va ad intervistare persone che hanno avuto esperienze dirette di questo tipo. Va addirittura, forse il primo, ad intervistare persone che affermano di essere state rapite o comunque contattate da questi esseri extraterrestri. E alla fine di questo enorme studio, ripeto, uno studio fatto sul campo, quindi da un giornalista e con metodi giornalistici, lui si convince di un'ipotesi per certi versi sconvolgente. Sconvolgente perché? Perché nella misura in cui noi l'ufologia la consideriamo nel senso più classico del termine, ci stanno visitando i marziani su macchine fatte bene o male, se vuoi, di bulloni e di meccanismi elettronici in qualche maniera simili alla nostra tecnologia, magari più perfezionata. Rientriamo sempre in un ambito che in qualche modo è un ambito del tangibile e quindi un ambito che in qualche modo è tranquillizzante. Ma John Keel a un certo punto ipotizza qualcosa che effettivamente va ben al di là di tutto questo. Perché? Perché si accorge innanzitutto di due particolarità del fenomeno UFO. La prima, lui capisce che il fenomeno, per esempio, ha mutato nel tempo ed è mutato in tempi estremamente brevi. Cioè, che cosa significa? Che mentre i primi flex, okay, le prime ondate di avvistamenti UFO e di contatti con, diciamo, tra virgolette, questi UFO, fine 800, inizio 900, avevano delle caratteristiche anche visive molto particolari, nel tempo queste caratteristiche sono cambiate completamente. Cioè, inizio Novecento, queste macchine volanti, che poi all'epoca venivano chiamate airships negli Stati Uniti, ma che furono avvistate anche in altre zone, del mondo, avevano delle caratteristiche che assomigliavano molto al vascello di Robur il Conquistatore della fantascienza di Jules Verne. Andando avanti, questo tipo di visioni, usiamo questo termine, assumevano forme completamente diverse. Per esempio, durante la Seconda Guerra Mondiale, il periodo dei cosiddetti Foo Fighters, cioè Foo, che è una deviazione, una corruzione del termine francese feu, fuoco, fighters, i fuochi combattenti, erano queste sorte di sfere di luce che furono avvistate sia dall'asse sia dagli alleati e che sembravano seguire gli aerei in combattimento. E ci sono tutta una serie di documenti dell'epoca che dimostrano come queste palle di fuoco, che potremmo chiamare, tendevano a seguire gli aerei ma a non interferire in qualche modo direttamente nell'azione di guerra, tanto che poi alla fine furono derubricate anche dai servizi segreti alleati, soprattutto come fenomeno comunque non pericoloso, non spiegato ma non pericoloso. È nel secondo dopoguerra che invece il fenomeno assume una forma, che è in qualche maniera estremamente simile a quella dell'immaginario fantascientifico dell'epoca, quindi dischi volanti che sembrano sfidare qualunque legge della fisica, ma nello stesso tempo estremamente concreti, da cui scendono umanoidi che sembrano veramente usciti fuori da un film di Steven Spielberg, con caratteristiche di un certo tipo ipertecnologiche, finché poi, aggiungo io, perché Kiel naturalmente all'epoca non ne poteva parlare, il fenomeno negli ultimi decenni sembra invece ritornato a caratteristiche di tipo ancora diverso, quindi le sfere di luce, le sfere metalliche che si muovono in cielo, che sembrano seguire gli aerei, qualcosa di simile, se vogliamo, ai Foo Fighters della Seconda Guerra Mondiale, che sembra quindi aver perso ancora una volta quella caratteristica ipertecnologica che aveva qualche decennio fa.
Di fronte a un fenomeno di questo genere, John Keel, ma non solo lui, perché lo stesso Jung si interrogò su questo tipo di fenomeno, Jung è lo psichiatra, lo psicologo, le risposte sono due. O siamo di fronte a una sorta di allucinazione collettiva, un fenomeno che in realtà viene sempre utilizzato per spiegare tante cose, ma in effetti da un punto di vista psichiatrico l'allucinazione collettiva non esiste, l'allucinazione è qualcosa di individuale. Non è un qualcosa di collettivo. O appunto siamo di fronte a un fenomeno di proiezione, in qualche modo, della coscienza collettiva, che immagina di vedere, secondo la propria mentalità, determinate cose in cielo che non esistono, oppure siamo di fronte a un fenomeno che ha una sua realtà, dice John Keel, ma che non ha assolutamente niente a che vedere con la realtà metallo e bullone, con la realtà materiale che immagina l'ufologia. E qui lui usa forse per la prima volta il termine parafisico, ipotesi parafisica. E addirittura nel suo libro, che dal titolo abbastanza significativo, UFO Operazione Cavallo di Troia, lui lo chiama così, ipotizza concretamente che si tratti di un fenomeno che ha qualcosa, come dice lui, di ingannevole. Cioè è un fenomeno che non ha nulla di materiale. Quindi lui lo riconduce subito a quell'ambito di cui da secoli, da migliaia di anni, tutti i popoli parlano, che è l'ambito del mondo intermedio, il mondo aereo, delle potenze dell'aria, come le definisce per esempio le scritture cristiane, o dei jinn della tradizione islamica, o delle fate, dei folletti e via dicendo, di varie tradizioni pre-cristiane del nord Europa, eccetera, eccetera. In realtà si tratta appunto di credenze universali, che quindi non hanno nulla di materiale, anche perché lui si domanda anche questo, cioè come mai, se veramente siamo di fronte a una realtà di tipo materiale, grossolano, come mai questi oggetti non lasciano qualcosa, qualcosa di concreto? Perché sono così evanescenti? Perché stiamo parlando di un fenomeno che appare e scompare, sfida le leggi della fisica, lascia a volte dei segni, per esempio i famosi segni sul terreno, I cerchi bruciature, nel cioè, ma non grano. lascia mai dei resti in quanto tale. Cioè, quindi tutto questo fenomeno in realtà sembra essere null'altro che una manifestazione di un piano diverso che non è il piano grossolano, che non è il piano materiale. Questa è l'ipotesi di Keel, che lui appunto collega esattamente a quello che nel mondo tradizionale era chiamata la demonologia. Lui addirittura usa un'espressione che qualcuno potrebbe trovare estremamente inquietante, però è molto efficace. L'ufologia non è nient'altro che una branca, dice lui, di quello che i nostri padri, i nostri nonni chiamavano demonologia. Non è nient'altro che lo stesso identico fenomeno. Ora, John Keel riprende questo tipo di intuizione a partire dai dati che lui ha raccolto. Ma altri ufologi, per esempio abbiamo parlato di Jacques Vallée, francese Jacques Vallée, anche lui parte da uno studio oggettivo dei dati che si ritrova e si rende conto che abbiamo a che fare con qualcosa di non materiale. Ora, premetto, io sto presentando quelle che sono le ipotesi di questi studiosi e cerco di presentarle nella maniera più distaccata possibile, perché capisco anche che si tratta di ipotesi che mettono in discussione tutta la nostra visione, la nostra, tra virgolette, di uomini moderni, visione della realtà. Per cui è estremamente più accettabile, paradossalmente, che dei visitatori di un altro pianeta ci vengano a trovare qui con le loro astronavi ipertecnologiche, piuttosto che immaginare che esistano dimensioni e piani della realtà diversi, perché questo contraddice il dogma fondamentale del mondo moderno, che è il materialismo. Esatto. L'ipotesi parafisica, quali sono, ti chiedevo prima, i punti di contatto nelle varie storie raccolte da Keel? Prendiamo lui come esempio perché è quello che, come dicevi prima, ha compiuto una ricerca molto approfondita di tipo giornalistico. Ecco, quali sono i punti che fanno capire che ci potrebbe essere effettivamente una connessione tra questi fenomeni e un mondo tutt'altro che materiale? Allora, guarda, innanzitutto, sorprendentemente, questa è una scoperta che è stata fatta qualche anno fa dall'amico Adriano Forgione. Sorprendentemente, c'è un documento dell'FBI che risale addirittura al 1947, 8 luglio del 1947, e te lo presento qui perché è stato poi desecretato meno di una decina di anni fa, in Che è questo cui libro, stiamo no? parlando.
Esattamente, sì, nel libro UFO alieni, in realtà poi, vabbè, insomma, è stato ormai, adesso diciamo ormai di dominio pubblico, ma è stato poi tradotto, desecretato una decina d'anni fa e tradotto poi in italiano da Adriano Forgione, in cui molto chiaramente la polizia federale di Los Angeles negli anni 47, questo è abbastanza curioso perché la fonte che obiettivamente è quella che non ti aspetteresti, parla di questi oggetti non identificati in maniera estremamente chiara, dicendo non vengono da un pianeta materiale così come noi lo intendiamo, ma vengono da altri piani dell'essere. Cioè addirittura cita i Lokas della tradizione indù. Quindi questa possiamo dire che è la prima vera testimonianza di quella che poi successivamente verrà chiamata ipotesi parafisica. Ma anche dopo John Keel, quindi dopo gli anni 60, numerosi studiosi hanno approfondito questo tema, giungendo a uno studio comparato tra possessioni, chiamiamole con il nome loro, da parte di sedicenti entità aliene, mettendole proprio in parallelo con quelle che nel mondo della tradizione venivano indicate appunto come fenomeni di possessione. Le similitudini sono schiaccianti, cioè stiamo parlando in realtà dello stesso identico fenomeno chiamato con due nomi diversi. Stiamo parlando dello stesso identico fenomeno. E qui si potrebbero fare anche degli esempi estremamente concreti. Ci sono stati addirittura dei teologi che si sono occupati di questo tipo di tematica, ma non in Occidente, perché la teologia occidentale, lo sappiamo molto bene, è largamente secolarizzata, per cui parlare di demoni o cose di questo tipo suona scandaloso. Noi oggi parliamo di altri argomenti. Parliamo di migranti, parliamo. Ma per esempio, nella teologia orientale ortodossa ci sono stati anche dei personaggi molto importanti che si sono occupati del fenomeno UFO. Può sembrare strano. Personaggi come Serafim Rose, un americano convertito all'ortodossia, poi divenuto monaco, padre Justin Popovich, che è stato un monaco serbo ortodosso, che hanno raccolto una serie di testimonianze proprio sull'ufologia, dando un'interpretazione che loro poi hanno chiamato appunto demonologica. Cioè, qui siamo di fronte, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, a fenomeni che sono esattamente identici, identici, spiccicati a quelli che nel mondo della tradizione si chiamano fenomeni di possessione, solo che qui dobbiamo tirare in ballo gli alieni. E perché tiriamo in ballo gli alieni? Per un motivo molto semplice, dicono loro, perché noi negli ultimi decenni abbiamo subito una tale marea di materialismo che ha cancellato nella nostra coscienza collettiva anche solo l'idea che possano esistere fenomeni non ascrivibili alla materia. Per cui noi oggi parliamo di alieni che possiedono, tra virgolette, un essere umano, ed è abbastanza ridicolo, dicono loro, immaginare che un alieno viene da chissà quale lontanissimo pianeta per andare a disturbare di notte un poveraccio che abita da qualche parte e indurlo, d'accordo, in una situazione di disperazione, di paura e di terrore. Cioè, obiettivamente è un qualche cosa appunto che sembrerebbe paradossale e grottesco. È invece estremamente comprensibile nella misura in cui invece del termine alieno utilizziamo termini di tipo tradizionale. E qui ci sono tutta una serie, poi tra l'altro nel nostro libro ne abbiamo raccolti molti di questi esempi. È un episodio, per esempio, avvenuto negli anni 70 in Iran, di una persona che, tra virgolette, sarebbe fuggita da un tentativo di rapimento alieno, invocando Dio, in pratica, semplicemente invocando una formula tradizionale in cui era contenuto il nome di Dio e l'alieno sarebbe sparito nel nulla. C'è un episodio addirittura ancora più clamoroso che riguarda, che è stato pubblicato tra l'altro anche da uno studioso di ufologia, riguarderebbe, uso chiaramente il condizionale perché stiamo parlando obiettivamente di fenomeni molto particolari, un frate francescano, Giuseppe Madau, che all'epoca dei fatti, stiamo parlando del 1948, viveva a Oristano ed era un novizio. Quindi stava percorrendo il cammino per poter diventare frate francescano. Allora, questo tipo di testimonianza poi è stata pubblicata negli ultimi anni, è stata pubblicata anche in vari libri, perché questo Giuseppe Madao, che poi nel frattempo è diventato un frate francescano, addirittura un missionario in Africa, ha sentito il bisogno, e questo è abbastanza paradossale da un certo punto di vista, di scrivere e di far conoscere questa sua esperienza al Centro Ufologico Nazionale Italiano, curiosamente, no? E qui io aprirei una parentesi, un frate francescano che per spiegare un fenomeno che è chiaramente un fenomeno ascrivibile nel mondo tradizionale cristiano e non solo, a determinati influssi,
è fin troppo evidente, ha bisogno curiosamente di parlare con il Centro Ufologico Nazionale, segno evidente di come anche all'interno del mondo dei, tra virgolette, religiosi, si è completamente persa la cifra e la misura della complessità del mondo invisibile, cioè un certo tipo di spiegazione ormai è passata completamente di moda. Cioè questa persona, questo frate, si trovava a passeggiare nel chiostro del convento di Oristano quando a un certo punto, e questo è un fenomeno che si ricordano molte persone, ci fu una sorta di blackout in tutta la città. Stiamo parlando ancora del dopoguerra, 1948, e lui a causa di questo blackout sta per ritornare al convento quando a un certo punto si ferma perché sente una voce che lo chiama. Questa voce lo chiama e alza gli occhi e vede una forma luminosa che si avvicina dal cielo verso la terra con alcuni esseri che lo chiamano. È chiaramente proprio l'immagine classica dell'UFO. Lui non risponde a questa chiamata per un motivo apparentemente ingenuo, ma in realtà significativo, perché lui dice: io non posso venire con voi. Loro gli dicono: vieni con noi, e lui gli risponde: non posso venire con voi perché? Perché sono un novizio, se mi allontano dal monastero non potrò diventare frate perché sono vincolato dall'obbedienza, giustamente. A quel punto lui comincia a avere, diciamo, un fenomeno estremamente drammatico, a subire un fenomeno drammatico. Si sente letteralmente trasportare verso l'alto, quasi rapire. Al che a quel punto lui impugna l'unica arma che in quel momento c'aveva, cioè la corona del rosario, comincia a recitare il rosario e sente una voce femminile imperiosa che ordina a questi esseri di mollarlo. In quell'esatto momento lui si ritrova a terra, gli esseri scompaiono, il blackout nella città di Oristano si risolve istantaneamente, lui ritorna al convento e non dirà per molto tempo nulla ai suoi superiori, naturalmente per evitare di essere preso per pazzo e non essere creduto. È piuttosto evidente quindi che, insomma, avere a che fare con alieni che fuggono davanti alla recitazione di un rosario, di un'invocazione del nome divino o di formule di questo genere, posta il problema su un piano che è completamente diverso. Perché vogliamo credere a questo tipo di testimonianze, perché possiamo anche fare un tipo di scelta diversa, cioè ignorare queste testimonianze e semplicemente derubricarle a fantasie, a fenomeni di psicopatologia. Questo se lo chiese anche John Keel, in effetti, perché John Keel si domandava: ma quanto appunto di questi fenomeni sono credibili e quanto invece appartengono alla dimensione del delirio? In alcuni casi sicuramente c'è la dimensione del delirio, in alcuni casi c'è quella della mitomania, rispondeva lui, perché alcune di queste persone poi hanno sfruttato naturalmente questo tipo di presunte esperienze per acquisire una certa notorietà. Ma in altri casi tutto questo non c'è stato. E c'è soprattutto invece un fenomeno che viene percepito come estremamente drammatico, ma nello stesso tempo anche lucido e concreto da chi lo subisce, tra virgolette. Scusami, ti interrompo un attimo perché Prego. qualcuno potrebbe dire, di fronte a un fenomeno di questo tipo, il frate, il novizio, ha risposto con una impostazione religiosa. Se non fosse stato un novizio, avrebbe interpretato il fenomeno in un altro modo. Qualcuno potrebbe fare anche questa obiezione, però il fatto che questi mondi sottili siano comuni a tante religioni diverse, a tutti i vari mondi tradizionali, dimostra che è un qualcosa di trasversale. Ma diciamo che innanzitutto fenomeni di questo tipo, ecco, con addirittura c'è stato Graham Hancock, che è il famoso giornalista scozzese che poi si occupa anche di questioni di confine, di antiche civiltà, di tra virgolette misteri, che in un suo libro piuttosto interessante, Sciamani, in cui lui ha studiato il fenomeno dello sciamanesimo a partire anche da quelli che sono gli effetti delle sostanze psicotrope. Ha dedicato una parte dei capitoli di questo libro proprio al parallelismo tra i fenomeni sciamanici e i fenomeni ufologici, trovando una corrispondenza puntuale, puntuale. C'è tanto che lui è arrivato a dire: dove lo sciamano vede delle liane che si trasformano in serpenti, l'uomo moderno, che parte naturalmente da un tipo di immaginario completamente diverso, vede tubi e strumenti tecnologici, ma addirittura il parallelismo è talmente stringato da sembrare a volte sconcertante. Lo sciamano che afferma di essere rapito psichicamente, non fisicamente, tra l'altro, dagli spiriti guida,
che inseriscono nel suo corpo degli elementi particolari, degli elementi che poi gli daranno potere. E anche qui ritorna la mitologia ufologico contottista del rapito a cui vengono, nel cui corpo vengono inseriti, per esempio, microchip o cose di questo tipo. Cioè, guardiamo proprio il parallelismo, addirittura il contatto di tipo sessuale tra queste entità. E il rapito, questa è una costante che si ritrova anche in tutta una serie di tradizioni che riguardano, per esempio, i contatti tra esseri umani e esseri del mondo intermedio, un contatto che è sempre tra il fisico e l'evanescente. Quindi stiamo parlando indubbiamente di esperienze psichiche identiche, esperienze psichiche identiche, che solamente la prospettiva, diciamo, materialista dell'uomo moderno interpreta in chiave di extraterrestrialismo, ma che un uomo della tradizione avrebbe immediatamente riconosciuto, indipendentemente da qualunque sia stata la sua cultura e religione di appartenenza, come fenomeni chiaramente spiegabili con le categorie, appunto, della propria tradizione. A questo punto viene da dire che questi mondi dai quali proverrebbero queste entità, in realtà si possono definire delle dimensioni più che dei mondi, no? Delle altre dimensioni. La parte più avanzata della scienza che cerca di capire l'universo arriva anche a ipotizzare l'esistenza di molti universi paralleli che potrebbero essere anche in comunicazione. Anche qui, in qualche modo, degli universi reali, fisici. Però qui stiamo parlando, da quello che capisco, di comunicazione tra un mondo materiale e un mondo amateriale, o comunque un mondo fatto di un altro tipo di, non so neanche come definirlo, aiutami tu. Guarda, usiamo un termine che forse può sembrare molto tecnico, ma credo che chiarisca tutto: piani di manifestazione. Nella visione tradizionale, e io parlo di visione tradizionale perché in realtà un certo tipo di cosmologia è comune a tutte le tradizioni, che naturalmente poi la esprimono con concetti e con termini diversi. C'è un piano intermedio psichico, quello che ad esempio appunto nel mondo indù viene chiamato il mondo sottile, il piano sottile, ma che il mondo cristiano, San Paolo, chiama il mondo aeriforme, le potenze dell'aria, tra l'altro la sede di quelle entità più ingannevoli e più pericolose. E c'è poi una dimensione grossolana, materiale nel senso come lo intendiamo noi oggi. Quindi la terminologia esatta è quella di Piano di manifestazione, piano di cioè manifestazione. di manifestazione. No, la manifestazione universale è divisa su in piani diversi, perché in realtà nel concetto antico la materia è qualcosa di estremamente più complesso, semplicemente della grossolanità. Il concetto di ile, per esempio, nel mondo greco non riguarda solo il mondo materiale, se vogliamo riguarda anche il mondo sottile, il mondo psichico, quindi una materia in senso più allargato. Ecco, questo tipo di fenomeni, se visti in un'ottica tradizionale, sono chiaramente ascrivibili a questa dimensione intermedia, e peraltro è anche sempre stata vista come una dimensione estremamente ingannevole e da superare. Secondo la tradizione, come possono entrare in contatto questi due mondi? Ci sono delle circostanze che possono favorire il contatto tra questi due mondi, volontariamente o involontariamente? Ci sono delle pratiche che possono causare un incontro tra questi due mondi? Qui si torna anche al discorso che fanno i sacerdoti che si occupano di esorcismi. Loro dicono che praticare forme varie di magia, di divinazione, senza una consapevolezza di maneggiare qualcosa di potenzialmente pericoloso può favorire l'intrusione di queste entità negative nella propria vita. Come non si deve entrare in contatto con queste realtà? Allora, il discorso anche qui a un uomo moderno può sembrare molto complesso, ma in una visione tradizionale è estremamente semplice. Qual è la tecnica che mette in atto con il mondo? La magia non è, come immagina l'uomo moderno, una sorta di prescienza, ma semplicemente la magia è la scienza del mondo intermedio, cioè la scienza, tra virgolette,
che insegna le tecniche per manipolare il mondo intermedio, niente di più e niente di meno. Non ha nulla a che vedere con la spiritualità, nulla a che vedere con la religione in quanto tale, che si occupa invece della sfera spirituale, e nulla a che vedere con la scienza che si occupa del piano grossolano. Cioè si tratta proprio di ambiti completamente diversi. Quindi esiste una magia cosciente, però, che è quella in qualche modo del mago. Su questo anche René Guénon, per esempio, spiegava molto chiaramente, no? C'è una magia cosciente, che può essere anche positiva o negativa a seconda dei casi, ma che è appunto utilizzata dall'essere che in qualche modo se ne serve. E c'è una sorta di magia incosciente che paradossalmente è ancora più pericolosa, che è quella del medium, che per esempio non è nient'altro che un essere che non è che sia dotato di un dono, anzi, tutt'altro, è semplicemente un essere che è estremamente passivo a determinati influssi e quindi è facilmente colonizzabile da determinati influssi. Qui sarebbe anche interessante poi affrontare, per esempio, la storia dello spiritismo e di un certo tipo di occultismo dell'Ottocento e vedere come il legame poi con l'ufologia è diretto. Basti pensare che la gran parte dei cosiddetti contattisti o primi contattisti soprattutto era gente che precedentemente spesso e volentieri si occupava di spiritismo o si occupava anche di magia di vario tipo, per cui il legame è evidentissimo fra questi due fenomeni. Sono nati poi tutti quanti in età moderna, come lo spiritismo e anche altri fenomeni di magia più o meno cerimoniale, è che non si ha neanche la minima conoscenza di quello che si sta andando a fare. Cioè, lo spiritista è in qualche modo semplicemente un elemento passivo che diventa un ricettore di tutta la spazzatura del mondo intermedio, ecco, se vogliamo utilizzare il termine giusto. E che si fa catalizzatore di questi influssi. Infatti, non è un caso che poi molto spesso gli spiritisti sono stati anche vittime di questo tipo di influssi, hanno sofferto di tutto, crisi dissociative, malattie anche molto gravi a livello fisico, perché in qualche modo si fanno catalizzatori di tutto quello che di meno raccomandabile ci può essere. Ecco, quindi il modo e il metodo per entrare, tra virgolette, in contatto con questo tipo di dimensione sottile è appunto quello che poi noi chiamiamo magia. Con la differenza, ripeto, che la magia nel senso stretto del termine è un qualche cosa dove il mago ha un ruolo attivo, mentre tutte queste fenomenologie nate, ripeto, soprattutto alla fine nell'età contemporanea, a partire dalla metà dell'Ottocento fino ad oggi, sono e vedono costantemente l'essere umano come strumento puramente passivo, il che è paradossalmente ancora più pericoloso. Su questo c'è un saggio molto interessante, scritto poi tanti anni fa, quando ancora non si parlava di UFO, che è un saggio di René Guénon che si intitola proprio L'errore dello spiritismo, che io consiglio a tutti, perché al di là del fatto che possa essere datato su alcuni aspetti, su alcune critiche, perché oggi lo spiritismo, diciamo, della fine 800, inizio 900 è passato un po' di moda. Oggi ci sono appunto magari i contattisti che parlano con gli alieni o figure di questo genere, si sono ammodernati. Ma di fatto, con grande chiarezza, che non gli spiegava quali sono i pericoli e perché di determinate pratiche e perché certe pratiche dovrebbero essere assolutamente vietate. Del resto, nel mondo tradizionale e in tutti i mondi tradizionali, non a caso e non senza una ragione, questo tipo di pratiche sono sempre state assolutamente vietate, a meno che non parliamo di forme tradizionali estremamente decadute, e quindi lì va direttamente proprio a finire nella stregoneria pura, e allora lì sì, questo tipo di pratiche sono state saltate e via dicendo. Ma insomma, in un mondo tradizionale normale, un medium non era un eletto, era un poveraccio, insomma, era qualcuno forse da aiutare, da guarire, ma sicuramente non da mettere su un piedistallo. Quindi un mondo dove improvvisamente dilagano gli UFO è un mondo dove si sono perse delle forme di protezione? In un certo senso sì. In qualche misura, se vogliamo, il mondo moderno e la parabola del mondo moderno è significativa perché la prima fase del mondo moderno, che possiamo ascrivere al materialismo del Settecento, dell'Ottocento, è stata una fase di indurimento, di cristallizzazione della coscienza. Il materialismo, quello classico, esiste solo la materia dura e pura, qualunque tipo di fenomeno che non è ascrivibile alla materia obiettivamente non esiste oppure non ci interessa, no? Questo è il positivismo classico. Eppure, già all'interno del mondo del positivismo classico, come ben si sa, nascevano tutta una serie di correnti apparentemente opposte,
che si occupavano proprio di tutto questo tipo di fenomeni. Quindi c'è tutta la corrente dello spiritismo che nasce negli Stati Uniti, c'è la corrente di Madame Blavatsky, che poi si dirama in tutta una serie di fenomeni e sottofenomeni. Ci sono tutta una serie di movimenti occultistici che a poco cominciano a prendere piede e a fare proseliti fino ad arrivare poi a quella che è stata la cosiddetta New Age, che in qualche modo non è nient'altro a partire dagli anni 60-70, che la ricaduta a livello popolare di tutte queste correnti culturali che prima erano invece più di elite, oggi invece sono a disposizione di tutti. No? Per cui oggi anche nelle grandi aziende ti fanno fare il corso di meditazione senza nemmeno sapere cos'è la meditazione e a cosa serve la meditazione, e perché facendo meditazione tu probabilmente riuscirai a imporre meglio la tua volontà e a vendere di più. E questo è interessante. Questo tipo di correnti, ripeto, è come se avessero a un certo punto incrinato questa sorta di conchiglia chiusa che era il mondo moderno classico, cioè aprendo delle vere e proprie fenditure, delle fenditure. Per cui attraverso queste fenditure, oggi il mondo contemporaneo non è più quel mondo in fondo rigido ma stabile che immaginavano gli scientisti dell'Ottocento o dell'inizio del Novecento, ma è un mondo molto meno definibile e quindi anche permeabile di influssi di tutti i tipi, di tutti i tipi. Soprattutto poi quando questo tipo di pratiche, questo tipo di credenze sono diventate di massa, perché ribadisco, prima erano solamente appannaggio di gruppi un po' più ristretti. Possiamo dire che il mondo moderno sta scivolando da una fase di materialismo, il rigore mortis del materialismo, alla decomposizione, nel senso più stretto del termine, rappresentata da una sorta di neospiritualismo che è fatto appunto in realtà essenzialmente di manipolazione dell'elemento psichico, dove di spirituale, nel senso più stretto del termine, non c'è assolutamente nulla, nulla. Perché la dimensione spirituale, ripeto, è tutt'altra cosa rispetto a quella dei fenomeni, a quella delle possessioni, a quella dei poteri, è una dimensione completamente diversa, completamente altra, che aspira a una realizzazione interiore. Stiamo su due piani del tutto diversi. E il grande dramma, molto spesso, dell'uomo moderno è di mescolare questi due piani. Per cui il mondo moderno e contemporaneo, soprattutto oggi, è lo scenario, è il teatro dove si muovono imbonitori di tutti i tipi, che magari semplicemente perché hanno delle capacità di suggestionare o in una certa misura di manipolare le coscienze, possono, diciamo, creare un ascendente su molte persone, su moltissime persone. Perché poi questo tipo di correnti si sposano anche con il disagio esistenziale collettivo, per cui l'uomo moderno, che non si accontenta giustamente più del materialismo, perché si rende anche conto che il materialismo non può rispondere in realtà alle sue domande, non solo a quelle esistenziali, ma anche alle domande sulla realtà, che ci circonda. E va naturalmente a sposare la prima corrente che trova magari anche sul web. Su questo poi c'è la responsabilità delle religioni tradizionali che è enorme, perché dall'altro canto c'è stata una secolarizzazione della religione che ha portato la religione a diventare, se vogliamo usare la metafora evangelica, un sale che non sala. E quindi in larghissima misura, per fortuna non sempre, ma in larghissima misura, qualcosa di assolutamente inutile, perché se io trasformo la religione in una ONG, è evidente che chi cerca qualche cosa che non sia propriamente, ripeto, è solamente portare il panino per strada al bisognoso, con tutto il rispetto naturalmente per questo tipo di attività, o che non sia puramente propaganda di tipo culturale e sociale, va da altre parti ed è pure comprensibile che sia così. E quindi pare sì che sia un fenomeno non ascrivibile solamente, non confinabile nel secolo scorso e anche in questo nuovo millennio, anche se è un fenomeno che definirei tipicamente del Novecento. Perché pare che ci sia anche una lettera di Voltaire, una lettera al conte di Saint-Germain, dove lui parla di meravigliose macchine volanti. Quindi era un fenomeno conosciuto anche precedentemente al nostro amico Kenneth Arnold. Ma ripeto, il problema non è il fenomeno, è l'interpretazione del fenomeno. L'interpretazione, sì. Perché lo ribadiamo anche a costo di sembrare noiosi, certi fenomeni sono conosciuti da sempre. Il problema è il cambiamento di paradigma e, se vogliamo dirla tutta, l'incomprensione dell'uomo moderno che non riesce più a dare il giusto nome a certi fenomeni. Tutto qui.
Bene, io ti ringrazio per questa nuova apertura di interessanti spiegazioni su un fenomeno che tu hai trattato appunto in questo libro e che con oggi penso che abbiamo tratteggiato nella maniera più completa possibile. Io mi sto convincendo appunto che l'ipotesi parafisica è da tenere molto in considerazione perché è quella che conoscendola forse può farci rendere più guardinghi rispetto a certi giochi con la magia, con l'occulto che possono essere anche appunto rischiosi per, diciamo anche per l'equilibrio. Ci sono troppe persone che cadono vittime per debolezza proprio di personalità, cadono vittime di malesseri, proprio di stati mentali di grande sofferenza e quindi bisogna stare attenti a tenere ben separate le dimensioni, soprattutto da quelle ingannevoli, bisogna stare lontani. Bene, Ok. credo che da questo punto di vista abbiamo detto molto, sicuramente No, non tutto, il resto chiaramente chiaramente si può. non si risolve mai un argomento in un'ora, però ti offre l'opportunità di approfondire coi propri mezzi finita la visione di questo video. Chi vorrà ascoltarci, chi ci ha ascoltato. Bene, ti ringrazio Gianluca e Ringrazio. ci vediamo presto con un'altra cosa che abbiamo in programma e poi a una prossima occasione con altri argomenti. Ciao Gianluca. Perfetto, e buon pomeriggio a tutti. Grazie, Arrivederci. buon pomeriggio. Se ti è piaciuto questo video, sono molto contenta e spero che ne troverai altri nelle tante playlist che abbiamo creato che potrai guardare e apprezzare, magari consigliandole ai tuoi amici, magari pubblicandoli sui social. Grazie per la visione e arrivederci al prossimo video. Ciao!